quindi, perché l'ho fatte talmente tante io che ho imparato. Ora mi imbarazzate. Direi di sì, le diete si conoscono. Cerco di evitarle di conoscere, preferisco mangiare da farmi male. Quindi chianina, carni insaccati, tutto ciò che fa male io lo mangio. Tutte queste cose fanno, voglio morire non sano. La base è fatta da carboidrati, proteine, grassi, in cima credo che ci siano i grassi se non sbaglio. Alla base frutta e verdura. È cambiato il suo stile nel mangiare durante gli anni? Sì, certo, perché il fisico lo richiede anche. No, si mangia soltanto carne bianca, verdure. Tranne una dieta di 25 anni fa, poi il resto ho mangiato tutto tranquillo. Ormai la salute è legata all'alimentazione, questa cosa ormai si è capita. Assolutamente sì, è meglio. C'è più attenzione. Io non mangio molto pane e molta pasta, preferisco più i carboidrati, li evito, e quindi preferisco più le proteine. Sì, i sughi, la carne rossa, soprattutto la carne rossa non la mangio più. I nostri nonni mangiavano peggio o meglio di noi? Mangiavano peggio perché avevano poche possibilità. I nostri nonni hanno vissuto meglio, tutti questi acciacchi non c'erano. Ma per certi aspetti meglio. Decisamente meglio, avevano più tempo. Mangiavano meno e forse era buono, noi mangiamo troppo. Ma noi si cerca di avvicinarsi un po', diciamo, anche perché siamo quasi nonni anche noi, quindi... Forse meno elaborato, chissà, no, forse un po' peggio. Mangiavano pesci dell'Arno e pesci dell'Elcia a casa mia, quindi non era proprio la fine del mondo. Sai in Toscana come si dice? Il corpo c'è buio. Secondo lei è vero, è valido questo detto? Non lo so, non lo conoscevo sinceramente. Mangio sempre con gli occhi. No, nel corpo c'è giorno, prima si mangia con gli occhi e poi è bene sapere quello che si butta giù, perché poi dopo quando tu l'ha buttato dentro non si sa come si riesce. No, assolutamente no, dobbiamo saperlo quello che ingeriamo, è importante. Però non è così, perché poi si vede dopo. Ci sono dei punti di luce interessanti, si vedono, ci sono dei punti che si notano. Ogni tanto si apre uno spiraglio, ma è meglio non parlarne. Protagonista della puntata odierna di Risorse è la PAT, che vuol dire Piramide Alimentare Toscana. Ma attenzione, perché la PAT non è una dieta. La PAT è un regime alimentare, è una situazione che vi spiega come mangiare ed è una grande risorsa, perché mangiando bene alimentiamo la risorsa più grande che è in noi, cioè la salute. In più, mangiando secondo i dettami della PAT, ci leghiamo al territorio e quindi diamo da lavorare ai contadini, alle industrie, alle piccole aziende che circondano la Toscana. Ma che cos'è di preciso questa PAT? Piramide Alimentare Toscana. Quando è nata? Come è sviluppata? Ce lo spiega subito in questo servizio di apertura la nostra Teresa Tironi. Nel 2008, dal lavoro di un gruppo di esperti in nutrizione, è nata la Piramide Alimentare Toscana, che propone visivamente, in base alla selezione effettuata da ricercatori e scienziati, 70 alimenti, di cui 65 appartenenti alla tradizione toscana, scelti in base alle loro caratteristiche organolettiche, alla loro varietà e genuinità, nonché alla vicinanza tra il luogo di produzione e quello di consumo. I suoi obiettivi sono favorire la conservazione e il miglioramento della salute in base alle abitudini alimentari. Chiamata affettuosamente PAT, la Piramide Alimentare Toscana è studiata ed apprezzata a livello internazionale, è applicata nelle mense scolastiche e i cittadini hanno imparato i suoi consigli da una capillare informazione istituzionale. Oggi il suo aggiornamento è supportare la rete dei produttori a filiera corta locale e ridurre l'impatto delle emissioni inquinanti grazie a un'ottimizzazione dei tempi di raccolta e trasporto dal produttore al consumatore.
Questo aggiornamento dinamico della piramide alimentare toscana valorizza gli aspetti economici, turistici, culturali, ambientali e sanitari dei territori toscani, con l'indicazione di prodotti tipici di zona e delle ricette tradizionali correlate. Sempre di più la Toscana è portatrice di un modello di alimentazione buono e sano, non per niente la sua popolazione è tra le più longeve d'Italia. Qui in studio abbiamo Francesco Cipriani, epidemiologo per quanto riguarda l'ASL Toscana Centro. Abbiamo visto la dinamica, però adesso noi vogliamo entrare nel cuore della piramide alimentare che magicamente compare alle mie spalle. Quindi Francesco, la logica di questa piramide e poi la conosceremo gradino per gradino. La logica è quella di esprimere in modo visivo d'impatto cosa consumare di più. Di più vuol dire più spesso e anche in quantità maggiore, e via via che si va in alto di meno. Quindi il concetto è semplice: di più, di meno. Alla base c'è frutta e verdura, quella di stagione, colorata con i bei colori sgargianti, perché più colorata è e più ci sono sostanze nutritive positive. Di stagione locale possibilmente, perché mantengono più le loro caratteristiche nutrizionali che proteggono e ci consentono di allungare la vita, una durata di vita che cresce ma in buona salute e senza disabilità. È per questo che sono importanti questi messaggi, non sono semplicemente per il gusto gastronomico, ma non è un caso che nasce da un'iniziativa della sanità insieme all'agricoltura. Quindi questo alla base è cosa fare più spesso, tutti i giorni, ripetutamente. Ecco, c'era Veronesi che diceva bisogna mangiare almeno 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno di colori diversi. È giusto questo consiglio? È giusto, è una raccomandazione internazionale, tanto per avere un orientamento, ma insomma l'importante è non avere poi fissazioni sui numeri, no, e sentirsi in colpa vabbè. Se uno l'ha raggiunto o meno, però più se ne mangia e meglio è. E il consumo di questi prodotti è locale, è meglio, però non bisogna esagerare. Lì si vede per esempio una bella banana, si vede anche l'ananas, si vede le arance e gli agrumi che non sono toscani ma non vanno eliminati. Cioè tutta la frutta e verdura, variandola spesso, cambiando più possibilmente ogni giorno, sono la base della nostra alimentazione. Allora, dammi a stedi, dammi un bel primo piano. Allora, abbiamo alla base frutta e verdura a svoglio. Aiosa. A svoglio, quanta vi pare. Poi, un pochino meno, troviamo pane e pasta, insomma. Un pochino, no? Meno, siamo ancora nel giornaliero. Questo è i consumi giornalieri, pane e pasta integrale però, non bianca, quindi e zuppe, minestroni, minestre, dove di nuovo insieme al pane, ecco, cereali. Ecco, perché bianca e non perché integrale e non bianca? Per questo impatto che ha questi zuccheri semplici sull'insulina e quindi sul rischio di diabete e anche dell'infiammazione in generale. Gli zuccheri semplici, la farina bianca, crea questo stato infiammatorio, detto in modo molto semplice, mentre quella integrale no. Quindi a parità di consumi sempre meglio integrale, sia la pasta che il pane. Poi, pane scuro, pane nero. Pane nero, toscano senza sale. Possibilmente con lievito madre, possibilmente da grani antichi, con la macinatura a pietra che non riscalda, con dentro il germe del grano. Insomma, quel pane lì vi dura tanto ed è veramente un aiuto anche per la digestione, oltre ad avere un sapore eccezionale. Andiamo su al terzo gradino. Sembra che stiamo facendo Sanremo anche noi. Al terzo gradino, al terzo gradino chi abbiamo? Ci sono ancora prodotti raccomandabili con uso frequente, sono i legumi, tutte le tipi di legumi, dalle fave ai fagioli, ai ceci, le lenticchie, le cicerche. Questi sono i sostituti della carne che danno una base proteica e insieme a questo ci sono fibre del tipo buono, proprio quelle fibre che servono, che creano volume e fanno un assorbimento delle sostanze migliori. Si diceva che i fagioli erano e sono la bistecca dei poveri.
è importante mangiare tanti legumi, tanti, tanti legumi. Poi ai vegetali. Si va su e troviamo anche le sardine qui. Le sardine, vediamo. Troviamo che sono i primi prodotti animali, sotto c'era il latte e la frutta secca. La frutta secca. Poi ci torneremo. Perché ora andiamo per ordine. Andando in su ci sono i primi prodotti veri animale, se animale deve essere. La piramide dice poco frequentemente il consumo di prodotti animali, meglio pesce azzurro, il pesce povero delle grandi profondità oceaniche. Ferma, io l'ho ribattezzato. No, povero, pesce nobile, perché pesce nobile. È nobile il pesce azzurro, tutti i pesci che di solito si mangiano poco, perché pensate che sono quasi 700 le razze di pesce commestibili che si potrebbero mangiare. In realtà ne mangiamo solo 30 o 40, il resto viene ributtato in mare o perché è brutto o perché si pulisce male. Allora attenzione, perché è la domanda che genera l'offerta. Voi andate e chiedete la razza, chiedete il gronchio, chiedete la torpedine, chiedete questi pesci che costano poco e hanno un valore nutrizionale e anche di sapore davvero eccezionale. Chiudiamo la parentesi, io Francesco ogni tanto ti integro. Tra gli animali di terra la carne bianca, quindi il pollo, il coniglio, meglio della carne rossa. Quindi se carne deve essere animale, manteniamoci sulla bianca. Poi, e sul pesce. In quinta posizione della piramide alimentare toscana, poco, però formaggi, ci vogliono. Formaggi, uova, i formaggi perché contengono sale, grassi, quindi sono prodotti da consumare con più moderazione. Non significa che fanno male, qui niente fa male, tutto fa bene. Tutto quello. È la dose che fa il veleno. Si parla di minori quantità, minore frequenza. Lì c'è una particolarità, ci sono le patate, l'unico vegetale che sta in alto, perché le patate è come la farina bianca. Non sono una verdura le patate, attenzione, sono un tubero. Sono vegetali. Quindi dice mangio verdura, mi faccio le patate lesse o fritte. No, vedete, sono abbastanza in alto. Le patate. Le patate hanno salvato milioni di persone durante la guerra, ma adesso che non c'è più la guerra, viviamo in un mondo con disponibilità di prodotti abbondante, la patata ha questi carboidrati un po' come la farina bianca, quindi va consumata con moderazione anche se è parecchio buona. Poi al sesto posto se ne deve mangiare ma poco una volta ogni tanto troviamo la bistecca, il croissant, i salumi, i dolci. Qui c'è la ricchezza in grassi, in sale e zucchero, cioè sostanze nutritive ottime per la nutrizione in generale, ma in piccole quantità per il tipo di vita che facciamo. Siamo piuttosto sedentari e soprattutto mangiamo un po' troppo e un po' troppo spesso. Se mangiassimo meno ci potremmo permettere quelle cose di più. Questa è la base della nostra discussione. Come sempre accade a Risorse, noi affronteremo questo tema della PAT guardandolo da tanti punti di vista. E adesso c'è un servizio molto interessante, perché noi mangiamo bene, abbiamo la PAT, abbiamo tanti prodotti belli, ma gli altri come mangiano? Ce lo spiega Teresa Tironi con questo servizio. Ormai è cosa nota, una sana alimentazione dovrebbe basarsi su pasti bilanciati nelle quantità ed equilibrati nei nutrienti, con abbondante presenza di frutta e verdura, cibi poco raffinati, limitando gli alimenti di origine animale. Una dieta sana che gli esperti hanno individuato presente in tre modelli alimentari a livello mondiale, che oltre alla mediterranea comprendono quella nordica e la Okinawa, cucine poco elaborate e sane, anche se presentano differenti modi di cucinare e presentare il cibo. Infatti, se vogliamo trovare un punto comune principale tra le tre diete sane migliori del mondo, potremmo evidenziare il fatto che prediligono cibi di origine vegetale e l'impiego di pesce e carne magra come fonte proteica alternativa.
Il modello di dieta mediterranea infatti prevede un cereale poco raffinato di riferimento che tra noi è la pasta, ma può essere il couscous in Marocco, il riso in Spagna, il miglio o altro, frutta e verdura tipiche del Mediterraneo secondo la stagionalità, legumi come principale fonte proteica, olio extravergine di oliva come condimento e pesce azzurro, mentre gli altri alimenti di origine animale sono molto limitati. La dieta nordica si basa non solo sul lefse, famoso pane di patate norvegese, ma soprattutto pesce, anche a colazione, verdura, frutta, cereali e uova, mentre sono molto rari la carne e i formaggi. A differenza del modello mediterraneo, però, qui l'extravergine di oliva è sostituito per ragioni geografiche dall'olio di colza. La dieta tradizionale Okinawa, con influenze del sud-est asiatico, è basata sul consumo di frutta e verdura verdi e gialle, come peperoni e melone amaro, ricche di fibre, patate dolci, alimenti a base di soia, tofu e zuppa di miso in particolare, grano saraceno, tè al gelsomino, piante e spezie al posto del sale, in particolare la curcuma. Più rari ma periodicamente consumati sono invece frutti di mare e carni magre. Per i ricercatori si tratta di un regime alimentare ipocalorico e molto nutriente che favorisce la longevità in quanto ricche di vitamine, minerali e fitonutrienti, molte dei quali dal potere nutraceutico, ovvero con proprietà protettive e terapeutiche. I giapponesi hanno il tasso di obesità più basso tra i paesi sviluppati, meno del 4% della popolazione adulta. Mediterranea. Avete visto in quanti modi si mangia? Subito una curiosità, perché i giapponesi sono i meno obesi del mondo? Non lo sappiamo, sappiamo però che la dieta mediterranea e quella giapponese e orientale, probabilmente la loro fusione sarà la dieta del futuro per la protezione e l'allungamento della vita, perché il meglio della Mediterranea e il meglio dell'orientale danno il massimo dell'effetto protettivo. Probabilmente sarà questa la... Bene, bene, quindi anche il futuro. Adesso però io vado in cucina. Vado in cucina perché c'è Stefano Bertini, chef del ristorante Olio Osteria La Terrazza, Greve in Chianti, e vi presentiamo un piatto tradizionale, un piatto che è la Toscana nella sua essenza, vale a dire, ladies and gentlemen, signore e signori, abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi la ribollita, bellissima. Allora, per fare la ribollita che cosa ci vuole? Ci vuole gli odori classici, quindi dalla carota, sedano, cipolla, che è la base di partenza. Dopo, la base essenziale della ribollita in fondo è il cavolo nero, che è un cavolo essenzialmente che nasce qui da noi, è un prodotto toscano. Se ha preso un po' di freddo anche meglio. Meglio, quando è freddo meglio, perché è più buono e più tenero. Dopo bietola, cavolo verzotto, fagioli, patate e zucca gialla, questo è quello che io... Questi opero. Sono gli ingredienti. Pane. Quindi... toscano rigorosamente. Quindi, e benissimo, raffermo. Pane toscano sciocco e raffermo. E raffermo. Da dove partiamo per fare la ribollita? Si parte dalla classica base degli odori, carota, sedano, cipolla. Si mettono in una casseruola a farli rosolare, poi io aggiungo un po' di zucca gialla e della patata tagliata a dadini, poi aggiungo una purea di fagioli, e quindi comincio ad aggiungere poi gradatamente la bietola, il cavolo verzotto e il cavolo nero. Quando cominciano a stufare, prendere il bollore, buttano fuori la sua acqua, non aggiungo assolutamente acqua di cottura, e a metà cottura aggiungo anche i fagioli interi. E si porta tutto alla fine della cottura, dopo si spenge dal fuoco, inserisco il pane raffermo tagliato a fette. Fermo lì, perché... se io a quel punto, quindi riepilogando, soffrittone, verdure messe a seconda del tempo di cottura, quindi prima messe quelle che ci vuole di più a cuocere, certo, poi piano piano, quindi prima abbiamo detto il cavolo nero, poi sulle altre, certo, no? Ecco, se io una volta che ho aggiunto i fagioli ed è cotta, diciamo, non aggiungo il pane, ottengo una zuppa. È una zuppa. Perché all'inizio è la famiglia, la massaia, faceva questa enorme zuppona. Già, sì, che accendeva il fuoco e si mangiava come zuppa. Poi, certo, il giorno dopo aggiungeva il pane, la faceva ricuocere e nasceva così la ribollita. Si chiama ribollita proprio per quello, che il primo giorno addirittura potrebbe essere una minestra di pane.
perché se noi andiamo a preparare la minestra, questa è una terza versione, quindi ci metti il pane e poi se si può mettere il pane a fette e buttare sopra dopo la broda di verdure e lasciarla in una zuppiera lì e il giorno dopo ricuocerla e si sente proprio la differenza nei sapori. È più buona il giorno dopo. Certo, acquista tutto. E questa è la ribollita. Questa è la ribollita, deve essere una zuppa, ma non come tanti possono pensare una minestra. È una cosa piuttosto solida. La impiattiamo? Certo. Poi io sono curioso di capire come mai, ma ce lo dirai dopo, ti chiami Olio Osteria, perché suona bene, ma ci sarà un perché, ce lo dici dopo. Ora vediamo questa ribollita servita anche in un gran bel piatto, perché ha bisogno di una veste importante, perché è un piatto importante. Allora, è un piatto completo, alla fine se andiamo a pensare è un piatto completo, perché ci sono i legumi, ci sono le verdure, c'è il pane, ci sono le patate. Chiedo conferma. Conferma Francesco, sì, piatto completo. Uno dei migliori piatti. Mettiamoci anche un goccino di olio tunisino che noi compriamo a 3 euro. No, no, questo è mio, questo è olio che ho preso dall'agriturismo che direi, ci serve. Direi. Bene, allora, Ruggero Larco, accademico, direttore del Centro Studi dell'Accademia della Cucina Italiana, abbiamo visto questa ribollita. Grande piatto, che ne pensi? Grandissimo piatto, praticamente uno dei piatti più famosi, io direi che insieme alla bistecca, che sta però in cima alla piramide, la ribollita è l'altro piatto fiorentino più famoso, che dal punto di vista della PAT è molto più in basso. Quindi molto piacere e molta soddisfazione anche dal punto di vista della dieta e della salute. Ecco, no, a proposito di scalini, no? Io scherzando, se mi mandano poi la piramide, volevo dire una cosa. Allora, venendo a te, no? Accademico del... Ecco, vedete, no, facendo la battuta che si faceva prima di andare in onda, le sardine sono al quarto posto, però se uno le fa fritte vanno in cima. Cima immediatamente. Quindi se si friggono le sardine vanno in cima, perché poi ve lo spiegheremo. Questi prodotti, a seconda di come vengono cucinati, cambiano. Di gradino. Ma veniamo al fatto di capire qual è il contributo dell'Accademia Italiana della Cucina alla PAT, perché voi un po' avete contribuito alla diffusione di questo bel progetto della Regione Toscana. Diciamo che c'è stata una sintesi fra tutte e due. Io ho avuto modo di conoscere Francesco Cipriani in alcuni convegni, noi facciamo questi quaderni di ricerca, i primi tre volumi erano dedicati ai primi piatti, ai secondi piatti, ai dolci, agli antipasti, dopo eccetera. Dopo ce li spieghi nel dettaglio. E poi per il 2019 si era pensato di individuare attraverso i prodotti agroalimentari tipici vegetali della regione toscana quelli più caratteristici dei territori. Questi fanno parte degli ingredienti dei piatti oppure sono essi stessi, come i fagioli, un piatto unico. Ecco che a seconda del modo in cui, come dicevi prima tu, a seconda di come vengono cucinati, hanno il loro valore nutrizionale. E questo è importante perché l'Accademia Italiana della Cucina ha una sua funzione ben specifica, però è importante, a mio giudizio, che sia gli accademici sia gli altri sappiano anche che cosa si mangia e perché si mangia e se è meglio mangiare più una cosa piuttosto che un'altra. È un argomento che finora non era mai stato affrontato, ma io ritengo che sia giusto invece cominciare ad affrontare. Bene, bene, bene. Adesso, se siete lì seduti comodamente sul divano, vi chiedo una cosa. Se vi interessa avere un libro che si intitola Fabrizio Dio l'aiuti, intervista, cibo, spreco e rifiuti, dovete andare su internet, quindi che ne so, alzatevi, prendete il telefonino, ma di solito uno l'ha sempre vicino, oppure l'iPad o il computer, andate sulla pagina risorse, mettete un bel mi piace e poi mandate un messaggio con il vostro indirizzo email o con il vostro indirizzo fisico. Il primo che arriva riceverà in omaggio il libro intervista cibo, spreco, rifiuti, un libro dove in 330 pagine sono spiegate tantissime cose sul cibo, viene sottolineato come non sprecare, ma anche l'aspetto dei rifiuti, che è fondamentale,
e viene spiegato dove vanno i rifiuti da quando li avete messi fuori dalla porta, che fine fa la plastica, che fine fa la carta, dove va il vostro organico. E insomma, è un libro, non vi deve fare impressionare le 330 pagine, che uno tiene lì e va a vedere, biologico sì, biologico no, e nel libro c'è scritto allevamento intensivo, allevamento non intensivo, si può mangiare gli insetti, non si possono mangiare. Insomma, è un libro da consultare, poi secondo me quando incominciate a leggerlo lo leggete anche tutto. Per cui forza, il primo che arriva vince il libro, mi raccomando. Ma adesso vediamoci la prima curiosità: la piramide USA, anche gli americani l'hanno fatta. Lo sapete che la prima piramide alimentare è stata sviluppata negli USA nel 1992. Questa piramide, pur imponendosi come strumento efficace per l'educazione alimentare, fu molto criticata dagli esperti del settore. Mancava innanzitutto la distinzione tra cereali raffinati e non, come pure tra proteine di origine animale e vegetale. Inoltre il consumo di pesce non veniva considerato come priorità. Dopo questa prima pubblicazione, la piramide alimentare fu infatti notevolmente modificata e aggiornata. E poi sugli americani ve ne diremo di cotte e di crude. Qui accanto a me ho Carlo Chiostri, accademico dei georgofili. Quindi ho detto, io c'ho l'accademico. Accidenti, c'hai il georgofilo. Ma chi sono questi georgofili? Ce lo vuole dire una volta per tutte? A proposito di americani, molti non lo sanno, ma due presidenti degli Stati Uniti, Monroe e Jefferson, sono stati accademici dei georgofili. Accidenti. E hanno trasferito tecnologie, tecniche di coltivazione, soprattutto in California, Jefferson e le sue tenute, venendo a imparare in Toscana. Quindi questa è una curiosità che molti, solo gli accademici appunto, conoscono. Perché l'accademia? Perché il termine già georgofilo vuol dire amante dell'agricoltura, studioso dell'agricoltura. Quindi non poteva l'accademia non essere un punto di riferimento per la costruzione della piramide. Noi siamo partiti, Francesco lo ricorderà molto bene, nel 2014 con una serie di iniziative che allora si chiamavano alimentazione e salute, perché c'era la necessità di far colloquiare insieme il mondo dell'agricoltura, quindi gli agronomi, i professori docenti della materia e soprattutto la componente dei medici. I medici, perché c'era da coniugare proprio le caratteristiche, le peculiarità dei prodotti con quelle che sono le proprietà nutraceutiche che i prodotti hanno. In una regione come la nostra, che ha quasi 1000 fra razze e varietà, di cui il 90%, voglio sottolineare, è a rischio di estinzione, ecco, abbiamo un patrimonio che può dare delle grandi risultati e soddisfazioni se noi sappiamo valorizzare. Quindi siamo partiti con un percorso che ha tracciato le principali filiere della Toscana, quindi partendo dai cereali, alla frutta, ai legumi, alle carni, al pesce, voglio dire, analizzando quelle che potevano essere le peculiarità che le produzioni avevano, e poi si è tradotta in questo lavoro che ha visto un insieme di soggetti lavorare insieme per produrre un risultato che mi sembra, ecco, di grande attenzione. Certo, per voi quindi è stato naturale partecipare alla PAT, perché voi naturalmente, essendo georgofili, studiate queste cose. E quanti, certo, sono gli accademici dei georgofili? Siete tanti? Beh, in questo momento, ora con l'inaugurazione del nuovo anno accademico, che ci sarà il 24 aprile, come al solito sarà il Salone del 500 a ospitare questa cerimonia, fra l'altro è aperta quindi a tutti i cittadini. Purtroppo c'è un fatto, molti ricordano l'Accademia anche nella nostra regione, ma non solo, perché l'Accademia ha una sede storica a Firenze. Bellissima. L'Accademia nasce nel 1753 per la volontà di Ubaldo Montelatici, e poi è diventata la struttura di riferimento prima per il Granduca di Toscana, e poi successivamente con l'Unità d'Italia è diventata un'Accademia nazionale che ha 6 sezioni in Italia e poi una sede, anche l'ultima creata, a Bruxelles, perché ovviamente le politiche dell'agricoltura, le normative si fanno in quel contesto, e quindi ci sembrava giusto avere un terminale con una sezione anche in quel contesto. Ecco, gli accademici oggi superano i 1000 accademici.
non sono solo tutti provenienti dal mondo scientifico, ma ci sono imprenditori, ho detto da un punto di vista che si sono contraddistinti, cioè si diventa accademici perché hai fatto qualcosa. Ecco, mi ha anticipato, ormai voglio sapere tutto, io sono curioso, se no non farei questo lavoro. Come si diventa accademici di Georg Hoffi? Ma qui ci sono gli accademici che propongono diciamo dei nominativi che vanno poi all'assemblea degli accademici emeriti ordinari, che esprimono un giudizio sulle motivazioni che hanno portato. E quindi le provenienze sono varie, quindi non è detto che uno debba provenire o essere solo del mondo dell'agricoltura, ma come dicevo prima, universitario, ecco, professionista, perché ormai dobbiamo lavorare in una logica molto integrata di competenze. E quindi avete riunioni, convegni, congressi, la vostra attività è un'attività molto intensa dal punto di vista culturale e di comunicazione. Bene, no, ringrazio Carlo perché ci ha anche aperto uno spaccato, perché si sente sempre dire, io quando invito qualcuno dico accidenti, c'è un Georg Hoffi, ecco, abbiamo capito, insomma, se c'è stato anche qualche presidente degli Stati Uniti, che non è un sodalizio di poco conto. Adesso però, a proposito di Stati Uniti, andiamo a vedere un altro servizio. Perché? Perché c'è un discorso di alimentazione legato alla cultura, legato alle tradizioni. Per esempio, ci sono 2 miliardi di persone nel mondo che mangiano gli insetti e per loro è normale mangiare gli insetti. Noi non li mangiamo. C'è chi mangia il maiale come noi, chi non lo mangia per tradizione, ma soprattutto per motivi religiosi. Insomma, ci spiega tutto con questo servizio la nostra Teresa Tironi. Diete alimentari e cultura. Cultura, religione e fisiologia della digestione sono gli aspetti principali che influenzano il modo di alimentarsi. Un esempio, latte e formaggio sono ingredienti praticamente inutilizzati nella cucina cinese. In parte è una ragione culturale, infatti in passato i latticini erano consumati soltanto dalle popolazioni ai margini della società, i tibetani, i mongoli, gli uiguri, che venivano considerati barbari dagli Han, l'etnia dominante. La ragione principale però è che molti cinesi e gli abitanti del sud-est asiatico sono intolleranti al lattosio e quindi non digeriscono perfettamente latte e derivati, una condizione che riguarda circa il 90% degli adulti, 3 volte più alta che in Europa. Gli abitanti della Cina rispondono alle necessità di proteine utilizzando la soia e il tofu, ricavato dalla cagliatura del succo di soia, la cosa più simile al nostro formaggio. Come si sa, la religione ha un ruolo importante nel codificare e imporre ai propri fedeli le proprie regole gastronomiche fatte di astinenza e privazioni di determinati alimenti. Così gli Hindù non consumano carne di manzo, gli ebrei non mangiano quella di maiale, illeciti anche selvaggina, crostacei e molluschi. I buddhisti sono prevalentemente vegetariani nel rispetto di ogni forma di vita, più tolleranti i cristiani che richiamano genericamente alla sobrietà. Ma anche tra i cristiani esistono differenze culturali, per esempio gli americani apprezzano la carne bovina e suina, ma molto meno quella di montone e di cavallo, oppure di coniglio. Invece la carne equina esercita una certa attrattiva su francesi e belgi e molti popoli mediterranei e balcanici apprezzano la carne di montone. Abitudini legate ad antiche tradizioni che la globalizzazione sta fortemente sgretolando. Ecco, qui in studio abbiamo Franco Cioni, direttore marketing Unicoop Firenze, e la Coop, alla Coop si trova un po' di tutto, come è logico che sia, però lavorate molto per diffondere la cultura toscana, dei prodotti toscani. Ecco, come siete intervenuti anche voi nel sostenere questa grande idea della regione toscana della piramide alimentare? Beh, diciamo, siamo intervenuti anche in maniera abbastanza naturale, anzi abbiamo trovato in questo lavoro che ci fu presentato a suo tempo uno strumento importante per, diciamo, proseguire su un percorso che noi da anni cerchiamo di portare avanti, che è quello dell'educazione a un consumo consapevole, dove dietro questo concetto c'è la consapevolezza sia nella parte, diciamo, nutrizionale, salutistica, sia anche, se vogliamo, nella parte etica e di collegamento alle tradizioni territoriali.
Quindi in un certo senso la PAT rappresentava molto di questo mondo. E quindi noi abbiamo cercato, prendendo spunto anche da, diciamo, dai suggerimenti che venivano all'interno di questo studio e soprattutto anche dalla pubblicazione che è stata fatta, di cogliere un'occasione per poter diffondere i contenuti forse a un pubblico più ampio rispetto a quello che è possibile anche con la divulgazione di un libro, perché normalmente insomma ci si ferma quando va bene a qualche migliaio di copie. Noi siamo riusciti attraverso una pubblicazione che prendeva spunto dal lavoro appunto fatto dalla regione sulla piramide alimentare, quindi abbiamo chiesto chiaramente la possibilità di utilizzare i contenuti e abbiamo cercato, con l'aiuto soprattutto appunto dell'Accademia Georgofili, con quale abbiamo un protocollo di collaborazione, di arricchire anche la parte legata alle ricette, ai contenuti nutrizionali che ci sono all'interno delle ricette, arricchirlo con una serie di informazioni sui territori. Ecco, vedete, questo è il grande volume che è stato pubblicato da Giunti, è una cosa che deve essere in casa. Se uno ama la cucina, vuole la salute, perché in ogni ricetta c'è scritto anche a quale gradino sei, eccetera. Dall'altra parte la COP ha fatto un'opera benemerita, perché veramente al costo di un caffè, perché costa 1,50 euro, c'è una sorta di riassunto. Ora, la parola, io dico Bignami perché dovete sapere, sono stato un autore di Bignami, ho scritto i suntini, quindi precisamente io facevo i cirannini per la casa Cirenni, comunque, e quindi l'avete riassunti, ma riassunti bene, e sono davvero eccezionali. Quindi librone, librino che poi sfoglieremo, ma io ho delle domande, botta e risposta per il nostro Francesco. Abbiamo detto la frutta secca, piramide alimentare, la frutta secca la abbassiamo, la alziamo o rimane lì? Ora compare la piramide e giochiamo. Frutta secca è al terzo posto. Si può abbassare in modo quindi posso mangiare più noci? Un po' di più, no, tanto noci sono molto ricche di grassi. Niente. E quindi caloriche. Mandorle? No, tutta la frutta tutta secca, noce e mandorle in modo particolare, un pugnello, non troppe, perché bisogna sempre stare attenti all'altro aspetto che è le calorie. Però come prodotti questi vanno tra virgolette di moda, è una moda scientifica, però sono stati trovati prodotti protettivi, sostanze protettive soprattutto per le malattie cardiovascolari, e quindi in America i produttori di mandorle hanno spiccato il volo, perché la popolazione sempre di più, quando compra, sceglie alla Coop, una grande distribuzione nel negozio, non sceglie più solo per il prezzo e per il gusto, che sono i due grandi determinanti delle scelte, ma adesso sceglie anche se sa se fa bene o fa male, dove, come ho detto prima, niente fa bene e male, però nella pubblicità emergono dei prodotti che sono migliori ed altri peggiori. Però, per esempio, io al mio bimbo, che fa la terza media, ci sono queste merendine, eccetera, eccetera, io gli do una barretta con la frutta secca e gli piace molto, c'è anche un po' di quinoa, un po'. Queste sono un valido sostituto, soprattutto per i ragazzi, sì, a scuola. Degli snack, meglio questi snack rispetto a quelli tradizionali, perché hanno dentro frutta secca, quindi, meno zucchero. Se volete bene ai vostri bambini, pensate, gli dà energia, li fa sta bene e mangiano anche un po' nelle mandorle, mi sembra aver letto, c'è un po' di proteine, omega 3, c'è un po' omega 3, di grassi importanti, è come mangiassero un po' di pesce, insomma. No? Un po' sì, quindi, però ecco, meglio delle barrette è proprio la frutta secca in quanto tale. Benissimo. Allora, attenzione, perché poi andiamo avanti. C'è una grande disquisizione sul latte. Il latte, bimbi miei. C'è Franco Berrino che dice il latte assolutamente no, perché lui dice il latte va bevuto fino a 13 anni, è un fattore di crescita, dopo non serve a niente, per quel poco di calcio che prendete ci sono un sacco di grassi, il calcio lo potete prendere dalla quinoa, da mille altre cose, e quindi lui dice il latte no. Poi c'è la fazione invece latte sì, il latte va bevuto, se lo smetti di bere poi non lo digerisci più, eccetera. Poi c'è una via un po' mediana. Noi come la mettiamo qui? La mettiamo che ancora non si è capita bene, cioè ecco. Certi... no, è una
discussione e nel mondo è così. Il latte ha grandi effetti protettivi, è uno zucchero e contiene zuccheri ottimi nella fase di crescita, ma dopo è uno zucchero, quindi quando siamo adulti e ci muoviamo poco, perché se ci muoviamo molto possiamo mangiare e bere quasi quello che ci pare, se bruciamo, invece bruciamo poco, quindi il latte è un liquido, va giù bene e entra molto in zuccheri. Qui Francesca ha detto che se uno fa l'amore 40 minuti in maniera attiva, smaltisce una pizza e mezzo, ti risulta? Non lo so. Ah no, vabbè, chiudiamo la parentesi, andiamo avanti. Non lo so, questa equivalenza non saprei. No, io dico perché però, l'ha detto una nutrizionista, si può smaltire in tanti modi. Tanti modi. Lei è d'accordo, insomma. Ecco, no, andiamo avanti, chiudiamo la parentesi. Però, insomma, facendo attività fisica, quindi il latte è un ottimo alimento, lo capiscono tutti, da bambini si mangia il latte, però più avanti nell'età non ha tutti gli effetti positivi che sembra avere da ragazzi, anche se per l'osteoporosi invece sembra protettivo, mentre per alcuni tumori non è tanto buono, quindi siamo nel mezzo tra pro e contro e non c'è una posizione univoca, tanto che nessuna raccomandazione al mondo dice di consumare latte ma con moderazione, ma non dicono in che quantità, con quale frequenza, ecco. Perché non è chiaro. Allora, ancora in cerca. Te che di mestiere fai l'epidemiologo, cioè studi le reazioni sulla popolazione in base a quello che mangiano, non è stato ancora fatto uno studio sul latte dal punto di vista epidemiologico. Sono stati fatti tantissimi, ah. E però non sono coerenti tra loro. Un po' contrastanti. Cioè, sono contrastanti i risultati. Berrino è il nostro maestro, è della scuola che il latte, perché negli studi epidemiologici, quelli europei, l'EPIC, avviene spesso che il latte non ha effetti tanto positivi. Ma in altre parti del mondo invece non è così. Quindi non c'è ancora una posizione univoca della comunità scientifica internazionale. Ecco. L'Accademia della Cucina si occupa di mangiare, si occupa di ricette, qui abbiamo i quaderni, ecco, adesso sfogliamoli uno per uno, il primo quaderno che voi avete fatto di che cosa parla? Il primo quaderno parla di primi piatti, differenze e analogie. Quindi siamo al secondo gradino. Siamo praticamente gradino, tra il primo piatto. E dal primo piatto. Aspetta, però dipende dal primo piatto, perché c'è il primo piatto. Se io mi faccio una matriciana, dove la metto? Siamo piuttosto un altro, perché no. C'è... Mi faccio una pasta con un po' di... un altro alimento, burro! Non burro, è burro, no, dipende, se è moderato va bene. Cioè, vabbè. Burro va bene. E quindi a seconda di... Ma una bella pasta o la verdura... Meglio. È già parecchio meglio. Meglio. Questi sono piatti, questi sono piatti esclusivamente toscani, quindi non c'è la matriciana e non usiamo il burro, il che è già qualcosa, usiamo l'olio. Bene. Per cui ci sono le zuppe, abbiamo visto prima. E quelle vanno bene. La ribollita. Vedete quante vi pare. E però ci sono anche le paste ripiene come i tortelli. Allora, e l'Accademia della Cucina hanno... E se tira fuori i tordelli, no, ragazzi. No, ma i tordelli, o a Lucca i tordelli con la D, sì. Però possono essere, c'è la pasta, però ci può essere dentro ricotta e erbi, e poi può essere condito con olio e salvia, quindi non è così... infernale. Se invece il tordello lucchese, che tu ben conosci, col si sugo, fa con gli avanzi, c'è il pieno con di gli avanzi carne del, sopra del, dell'arrosto della domenica. Diamine. E poi con il ragù e mia madre ci mette anche la noce moscata, ma quella è il meno chiaramente e la salsiccina dentro, quella, se lo vogliamo fare buono, va fatto come Dio comanda. Ma si potrebbe fare, l'avevo anche fatto vedere una volta a Francesco Cipriani, una piramide alimentare del tordello. Questa perché bellina, si parte dal tordello più semplice, cioè quello mangiare. Che si diceva prima. Allora, raviolo, ricotta e spinaci, condito con burro e salvia. Va bene, cioè, una volta ogni tanto. Sì, sì. E anche lì dipende dalle dosi. Invece a fare il piattone, uno ne prende poco, va bene. Attenzione, però non vorrei che qualcuno fraintendesse. Stiamo parlando di stile di vita, di piramide alimentari, non stiamo parlando di diete. Stiamo dicendo che si può mangiare tutto, la bistecca, tutto. È la dose che fa il veleno e quindi ora
un po' giochiamo anche, certamente, perché parliamo di cucina, altrimenti. E quindi, bellino però, la piramide alimentare del Tondello, dove alla base mi ci metti il raviolo con la ricotta, spinaci, e poi vai su su e in fondo c'è quello della mia mamma. Eh sì, e in fondo c'è il tordello lucchese, che forse è subito prima, c'è il tortello mugellano di patate. Quello. Anche quello, e con il sugo magari di anatra o di papero. Ragazzi, quindi si alza il livello e si alza il piacere. Perché le cose che piacciono o sono illegali, o sono immorali, o fanno ingrassare, lo diceva Oscar Wilde, no? E quindi, però, d'altronde è così, no? D'altra parte, l'Accademia, come è scritto dietro, ha lo scopo di tutelare la tradizione però della cucina italiana. Parla bene, mi mette quasi appetito. Quando lui parla, no? E quando si parla di mangiare, soprattutto in certe ore, già ci si predispone. Però quindi questo è un quaderno solo sui primi piatti questo toscani. Quaderno 2016 si parla, questo è il centro studi territoriale della Toscana, quindi si parla solo di Toscana. Siamo andati a cercare anche però dei piatti un po' meno famosi. Per esempio? C'è la garmugia. La zuppa lucchese a primavera, la garmugia a primavera, probabilmente come etimologia da germoglio, perché sono i piselli, le fave, i carciofi, gli asparagi selvatici, che poi a Lucca hanno cominciato a nobilitare e ci hanno messo la pancetta, ecco che ci si alza subito di livello. Oppure il bordatino, che anche questo è una zuppa prevalentemente pisana. Di verdure che poi ci mettono la farina di mais, perché col tempo si cambia, le popolazioni migliorano, si arricchiscono e arricchiscono anche i piatti. Per quello l'aspetto di studio storico che facciamo come centro studi è anche quello di vedere l'evoluzione del piatto semplice in un piatto più complesso, dalla carabaccia alla zuppa di cipolla odierna. La zuppa di cipolle odierna, ecco, quella secondo piano, se non ci mettiamo il formaggio alla francese. Appunto, ma anche se... al primo piano, zuppa di cipolle. Zuppa di cipolle, se è liscia, Franco, va bene. Se la facciamo alla francese, formaggio, storie varie. Però c'è il cosiddetto paradosso francese, che uno mangia tanto formaggio, però se beve tanto vino non va detta questa cosa in televisione, è vero? Tanto vino no, se ci beve un po' di vino rosso, con moderazione, vuol dire... 2 bicchieri al giorno per i maschi, 1 per le femmine, anche meno per le donne, il giorno però, non per ogni pasto, su tutto il giorno, è la dose che ha effetti positivi, protettivi. Ci dai 1 bicchiere di vino al giorno, a pasto. E la birra? La birra è buona quanto il vino, forse un po' meno da questo punto di vista, però... Una birretta sempre, a pasto? A birretta a pasto ci può stare, ha una gradazione alcolica più bassa, e quindi è meglio da questo punto di vista. Ma le sostanze dentro, proteine e antiossidanti, nel vino ci sono di più, soprattutto quello rosso, nella birra anche, o anche un po' meno. Anche un po' meno. E veniamo ai georgofili, no? Quindi avete collaborato con la PAT perché è nel vostro DNA, è venuta proprio sul terreno vostro, no? Voi con l'Accademia avete anche però una funzione fondamentale, che è quella di valorizzare i prodotti toscani. Certo. Come lavorate per valorizzarli? Beh, noi abbiamo avviato nel 2018 e si è concluso nella primavera scorsa un progetto, fra l'altro fortemente voluto dal compianto presidente professor Maracchi, fra l'altro l'Accademia se n'è andato anche poche settimane fa, anche il presidente onorario è stato 30 anni presidente dell'Accademia, il professor Franco Scaramuzzi, e quindi abbiamo avuto... Ricordiamo con piacere, abbiamo fatto tanti anni fa, perché ormai passa il tempo, proprio al Teatro di Figline Valdarno, una diretta con Sting Contadino, una cosa bellissima, con Scaramuzzi, con la Mammuccini, che credo fosse, era sempre assessore, non me lo ricordo, no, perché no, era amministratore di Arzia. Di Arzia, una serata stupenda dove Sting è rimasto entusiasta, gli abbiamo regalato i semi dei contadini custodi e lui ha apprezzato questa cosa in una maniera indicibile, insomma, è stata una serata straordinaria, quindi lui regalò un CD autografato, mi ricordo. No. E ne approfitto per ricordare con questa serata Scaramuzzi, che purtroppo ci ha lasciato e che abbracciamo e salutiamo ovunque sia, perché era veramente una grande persona.
Chiudiamo la parentesi, ecco, vai. L'Accademia, venendo a un PAT declinato al plurale, in Toscana noi abbiamo un patrimonio di quasi 500 prodotti, che PAT come prodotti agroalimentari tradizionali. Quindi il progetto patrimonio ha voluto, sì, ecco, molti non conosciuti, magari alcuni che si chiamano in maniera diversa a seconda dei territori, ma anche questo fa parte della cultura toscana. E quindi il progetto aveva visto presentare i territori, quindi abbiamo fatto 17 appuntamenti a cadenze più o meno mensili, in collaborazione appunto con le unioni dei comuni, con i territori della Toscana, dove la componente scientifica dell'Accademia, in maniera molto divulgativa, diciamo, perché questi incontri erano mirati soprattutto a portare a conoscenza dei media che fanno comunicazione, dei ristoratori, anche su questo non sarebbe male che anche i ristoratori, con tutto il rispetto, avessero quelle minime nozioni per quando presentano sul territorio un prodotto, non ci vuole una laurea, ma quegli elementi storici o di contenuto che arricchiscono il valore di quel prodotto che viene presentato. Quindi questo era un po' l'obiettivo, e quindi in questi percorsi avevamo un esperto dell'Accademia che dava informazioni su come si può valorizzare un prodotto, che ci sono varie tecniche messe appunto a disposizione anche dalla componente più economica del mondo scientifico, altre sugli aspetti nutraceutici dei prodotti. Sono tanti, sono 500. Ecco, tutta una serie di informazioni. Io poi devo fermare, no? Perché sono 500 e ve ne diremo anche alcuno, no? Ora noi abbiamo un momento di riflessione, ma non dovete andare via, perché il cuoco sta cuocendo una guancia brasata. C'è da conoscere tutti i quaderni della COP, il librone della cucina toscana. Vi diremo un sacco di cose sugli alimenti, quelli buoni, quelli cattivi, quanti mangiarli, come mangiarli. Vi diremo anche dei metodi di cottura. Restate con noi. 38 per il programma Risorse, protagonista è la PAT, la piramide alimentare toscana, che non è una dieta, è uno stile di vita, sono dei consigli preziosi per stare in forma e vivere bene e più a lungo. E però bisogna mangiare. Noi in cucina abbiamo un grande chef, Stefano Bertini, vi abbiamo promesso la guancia brasata, ma prima vi facciamo vedere uno sformatino che proprio dal punto di vista salutistico è veramente il massimo. Sì, che sformatino hai preparato? Allora, io ho deciso di puntare su verdure di stagione, quindi ho preparato uno sformatino di cavolfiore che lo accompagnerò con delle mandorle, delle lamelle di mandorla tostate, dei carciofi croccanti e una crema di pecorino di Pienza e curcuma. Che meraviglia! Era arrivato fino lì, dovesti, per la salute dovevi levare le mandorle, però è equilibrato. Chi fa il mio mestiere, oggi come oggi, deve giocare anche con il discorso della salute. Allora, il cavolfiore non l'ho lessato, ma l'ho fatto a vapore per mantenere le vitamine. I famosi elementi nutraceutici, questa parola che vuol dire nutrizione e farmacia. Dico bene, Francesco? Esattamente. Dopo non ho usato altri grassi, c'è solamente un po' di uovo che lega per la cottura. E dov'è questo sformatino? E ora lo prendo dal forno. Ah, è già in forno. Quindi allora però ci devi spiegare come si fa, no? Perché io ogni tanto mi diverto a cucinare, e quindi se è una cosa semplice, Stefano, forse la faccio, se è complicata no. Allora come faccio a fare semplice questo sformatino? Lo sformatino è molto semplice. In genere si lessa la verdura o si fa a vapore tutto quello che uno vuole, dopo si lascia un po' freddare, quindi si unisce un pizzico di sale e le uova. Le uova in genere si calcolano mezzo uovo a porzione, quindi se siamo in quattro a mangiare ci vogliono due uova. Poi si passano nei classici pirottini e si mette in forno a bagnomaria a temperatura media sui 150 gradi per 45-50 minuti. Ci posso provare, ce la faccio. È molto ce la posso fare.
Poi però arriva il bello, perché sopra c'è la mandorlina tostata. Sì, beh, per dare un po' di croccantezza, per eliminare la dieta, bisogna... E questi sono un cuore di carciofo, praticamente, tagliato sottile e tuffato nell'olio bollente. Ecco, un po' di fritturina. Aggiungiamo un po' di pepe, molto bellino. Senti, Stefano. A volte quando si dà a tavola può sembrare, dice, ma questo è un antipasto, è piccolo. Però se andiamo a vedere nel complesso del piatto, ha tutte le qualità nutrizionali per essere un piatto non piccolo, ma un piatto importante. Senti, abbiamo detto olio osteria, ma che vuol dire olio osteria? Perché la titolare dove lavoro, io sono un collaboratore all'interno, ha deciso di puntare non solamente sui prodotti di oli toscani, ma anche sugli oli delle altre regioni italiane. E quindi da noi uno può trovare oli di tante parti d'Italia, e per questo ha voluto chiamare. Ecco, invece di si sceglie il vino, ma si sceglie anche l'olio. Beh, sì. Complimenti. Adesso però io vado da Francesco Cipriani, perché sono tante cose da fare così, botta e risposta. Allora, il latte vaccino l'abbiamo parlato, della frutta fresca di bosco a bacche, che mi dici? Questa è un'altra di moda scientifica, intendendo per moda il fatto che emergono dagli studi di laboratori ed epidemiologici che queste bacche, cioè i mirtilli, le fragole, i lamponi, sono al numero uno in basso. Sono al numero uno, sono particolarmente ricche di queste sostanze antiossidanti e proteggono sia dalle malattie dei vasi e del cuore, sia dai tumori, che sono poi le due principali malattie. Quindi questi prodotti sono quelli che ci mantengono in una vita lunga. La nostra vita sta continuando ad allungare, ma senza disabilità e senza malattie, perché l'importante è invecchiare, ma invecchiare bene. Quindi queste, tutte quelle alimenti che portano questo vantaggio sono visti in media, come abbiamo visto prima la frutta secca, anche questa frutta di bacche, di bosco, anche quelle proprio selvatiche, si dice prendile, se fai una passeggiata mangiale. Attenzione, perché voglio parlare adesso di due elementi che sono una forza della natura. Bisognerebbe mangiarne tir di questi due elementi, perché adesso va di moda la curcuma, il curry, le bacche di goji, eccetera. Ma noi abbiamo due cose in Italia che non hanno paura di nessuno di questi alimenti esotici. Sto parlando di aglio e cipolla. Aglio e cipolla, porri, vincono su, quasi su tutti, Sì, tutto il mondo delle cipolle, quella categoria, quella famiglia lì, sì, sono ritenute. Perché? Perché hanno dentro delle sostanze sulforafani, quelle che danno l'odore pungente, probabilmente altre sostanze ancora non capite, non conosciute, ma nelle popolazioni cinesi, per esempio le fasce rurali cinesi che vivono di zuppe, di cipolle, di aglio in grandi quantitativi, non l'aglio che mangiamo noi piccolo spicchio, lì mangiano proprio grandi quantità di aglio, sono popolazioni molto longeve e senza malattie, cioè senza quindi disabilità. Bisogna mangiare più agli e cipolle, perché veramente fanno bene alla nostra salute. E ne abbiamo di tante varietà in Italia, peraltro. E pensiamo all'aglione della Val di Chiana, mille agli abbiamo, la cipolla di Trescatora. Se iniziamo questa cosa dei prodotti, l'accademico della cucina e dei geografi mi guardano perché dicono ne citi due, però gli altri 498, se sono 500, non li possiamo citare tutti, i primi che mi vengono in mente. Ma invece vogliamo capire i librini della COP, che sono eccezionali, vedete, 1,50 euro, e questo primo libro di che cosa tratta? No, noi abbiamo appunto diviso, come dicevo prima, in fascicoli, 8 fascicoli, dove abbiamo raggruppato un po' le aree toscane. Quindi il primo fascicolo che uscì, ormai non si trova più, vi dico subito
che ora rifaremo un'altra ristampa e quindi tra un paio di mesi saranno disponibili. Ora, perché dopo che hanno visto Risorse, sì, non lo dico perché voglio fare il grosso, ma dopo che hanno visto Risorse state tranquilli che domani qualcuno vi va a cercare, perché 1,50 euro, un libro così completo, sì, che dà informazioni giuste sui prodotti, ricette, eccetera, non è che si trova così facile. No, tra l'altro appunto noi abbiamo in questo primo numero, per esempio, metteva insieme la Lunigiana, Garfagnana e Mediavalle del Serchio, tre zone che sicuramente hanno tanti prodotti, e noi abbiamo cercato anche di riportare questi prodotti nei nostri supermercati. Quindi c'era il libro e il prodotto. Il prodotto. Ganzo. No, non sempre, non in tutti i punti vendita, perché? Perché facciamo riferimento a produzioni molto piccole, taluni casi, che sicuramente non sono in grado... Ma voi avete le piattaforme sui piccoli prodotti, sì, lavora bene la Ci cosa. Lavora bene con grande fatica, vi devo no, dire. No, vabbè, subito. Però... Però per e noi quindi abbiamo fatto una scelta di... come dire, collocare nei nostri più grossi punti vendita, quelli piccolini non abbiamo gli spazi sufficienti, delle aree dedicate proprio a prodotti del territorio, dei microterritori, proprio per evidenziare le eccellenze che abbiamo in Toscana, che sono tante. Ecco, io dico questo, una volta abbiamo fatto una scena un po' folle, io con Beppe Bigazzi, e ci venne in mente, ma lo dicemmo quasi per stesso, insomma, morale della favola, nacque una proposta di legge, Bigazzi Dio l'aiuti, te lo immagini, dopo che avevamo anche un po' sbevazzato. La proposta di legge doveva essere obbligatorio che tutti i supermercati d'Italia, in base all'area che hanno, destinare una zona ai produttori locali. Senza voi bisogno della legge. Voi proprio l'avete fatto, però pensate, sarebbe importante, perché io metto un supermercato in un paese, in una città, eccetera. Arrivo, porto prodotti da tutto il mondo, però diamo spazio anche ai nostri. Giochiamocela questa partita, perché ogni tanto il Chievo la batte, la Juve, succede ogni tanto, ma... Però questo è più facile, per esempio, sul settore dell'ortofrutta, che sono prodotti che spesso abbiamo piccoli produttori proprio del territorio, e questi sono particolarmente apprezzati anche dai nostri soci e clienti, perché chiaramente c'è la freschezza del prodotto, quindi si somma alla bontà le caratteristiche organolettiche anche dei vari prodotti del territorio, questa freschezza, il famoso chilometro zero. Perché poi, come ho scritto nel mio libro e come amava sempre dire Marracchi, noi si conta di più quando andiamo a fare la spesa che quando andiamo a votare, perché quando andiamo a fare la spesa e spendiamo 5, 600, alcuni anche 1000 euro al mese in prodotti, se diamo compriamo prodotti della zona, diamo lavoro al contadino vicino. Se compriamo roba di multinazionali non si sa a chi diamo lavoro. Quindi è una forma molto importante, la spesa è un grande potere. Tornando ai quadernetti, quindi lì prodotti della Lucchesia, ci sarà stato il farro della Lunigiana, il miele DOP, eccetera, il formentone otto file, prodotti e libro. Questa è bella come cosa. Giorgofili vedo che dicono di sì, è bella questa cosa. Sì. Anche perché poi noi abbiamo dato la possibilità, al di là del mondo della scienza che portava delle informazioni, ma ai produttori di raccontare la loro storia, perché dietro un prodotto, voglio dire, c'è un territorio che ha una storia, e quindi è quello che è il valore aggiunto che dobbiamo dare noi, perché come Toscana. Dietro qualsiasi cosa, il valore del cibo, no? Io ora non voglio far pubblicità al mio libro, ma è importante, perché dietro un fagiolo, dietro un pollo, c'è un'attività, c'è un lavoro, c'è una dedizione, c'è un modo di coltivarlo, c'è un modo di allevarlo. Se noi diamo valore a queste cose, sprechiamo meno e produciamo meno rifiuti. Se mettiamo in cima il telefonino, il computer, i vestiti, i viaggi, la palestra, e poi andiamo al supermercato e mettiamo la prima cosa nel carrello, finisce magari che facciamo una pasta con il grano americano, il pomodoro turco e l'aglio cinese. Non credo che poi la palestra e tutto il vestitino firmato sia così importante, perché è quello che va dentro che poi ci fa star bene e ci fa stare in forma e ci fa campare. Chiusa questa parentesi, secondo quaderno. Secondo quaderno è i secondi piatti. Eccolo lì. E qui sono soprattutto carni, quindi nella piramide, ci si alzano un poco. Lo stracotto, o meglio la guancia brasata, oggi c'è la tendenza a fare queste cotture a bassa temperatura per lungo tempo, che già un pochino aiutano, però diciamo che la bistecca, le griglie, gli arrosti,
gli umidi, i fritti, purtroppo stanno in alto. Fa venire appetito davvero, sì, come lo ma, dice. Lo vedi, ma nel nostro immaginario fanno benissimo perché ma una volta ogni tanto. No, vabbè, ma fanno bene. Ma una volta ogni tanto va benissimo. Non c'è ombra di dubbio. Acqua, come la mettiamo con l'acqua? Ho letto che bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno, è sì, vero? Anche senza fissazioni, però si beve meglio, di buon senso bere di più, è evidente perché si diluisce tutto, il sangue è anche fatto di acqua e quindi si diluisce e poi viene con l'urina emesso e quindi questo ricircolo, più se ne beve meglio è. A dire la verità non è che ci sia delle grandissime evidenze e studi scientifici che poi dimostrano questo, ma questo non significa, non sempre è necessario avere le prove scientifiche per alcuni comportamenti. Quindi si dice l'acqua, attenzione però, perché se uno mangia molta frutta e verdura di acqua ne beve meno, perché nella verdura e frutta c'è molta acqua in molti alimenti, quindi non bisogna fissarsi con però l'idea bere di fa bene, bere, però fa, bere fa bene, bere fa aiuta bene. Apriamo una parentesina, le mense. Io una volta sono stato messo quasi di forza scolastiche nella commissione di una mensa scolastica e io sono venuto via perché allora ho guardato tutti i prodotti eccezionali, come mangiano bene questi figlioli, roba biologica, parmigiano 36 mesi, eccetera. Le mamme tutte arrabbiate. Dice: ma voi siete matti, il bimbo non mangia, gli danno la zuppa, gli danno fagioli, se gli dessero quello che gli do io, vale a dire queste cose, no, precotte, confezionate, allora sì che mangerebbe. Siete matti, invece alle mense si mangia bene. Cioè i prodotti sono ottimi, i criteri delle mense, quelle passano dai comuni, che sono poi supervisionate dai tecnici delle aziende sanitarie, che controllano il menù sia secondo le regole e raccomandazioni nazionali e internazionali, che poi è la piramide alimentare. Il problema è il gusto dei bambini. I bambini in certe fasi della vita, ai bambini piace o non piacciono certi prodotti, tornano a casa, hanno fame, hanno lasciato, non hanno mangiato. E per questo i genitori protestano, però devo dire che nelle mense scolastiche no, protestano perché, scusa se voglio essere polemico, mangiano meglio alla mensa che a casa, meglio dal punto, come caratteristiche nutrizionali e come meglio. Correttezza per non il peso, per tutto non c'è discussione. A scuola gli viene dato ciò che dovrebbero dargli a casa, oh, è a casa che non gli danno ciò che volevo sentirti fatto. Dire questo e sono i familiari che purtroppo intervengono e per avere la compiacenza del figlio che lo vedono mangiare di appetito, gli danno cose che naturalmente sono zuccherate, salate, unte, buone, tra virgolette. Sì, sì, Però nelle proporzioni sbagliate. Bisognerebbe a fare... A scuola sono nelle proporzioni giuste. Con i bambini bisognerebbe fare come ha fatto Geppetto con Pinocchio, quando non voleva mangiare, aveva fame, non voleva mangiare la pera. Ve la ricordate quella scena, no? Che dice, la sbuccio, come la sbucci? Sì, la sbuccio, io la buccia non la mangio, e lui la sbuccia e la mette da una parte, mangia questo, alla fine mangia anche il torsolo. Ora, non dico di arrivare a questo, ma cioè, se il bambino no, non mangia, no, però ecco, non è che panico totale delle mamme, oddio, le nonne, allora gli fo questo, perché poi ci genera anche spreco, gli fo questo, gli fo quell'altro. Ecco, cioè, i genitori devono rendersi conto che ciò che mettono sul piatto in casa è un atto di grande valore per la salute dei loro figli, così come li portano a vaccinarsi e fanno bene dal dentista per evitare le carie e l'apparecchio, per cui seguono tutte le raccomandazioni. La maggioranza della salute da adulto si gioca su ciò che mangiano a casa, perché a scuola gli danno da mangiare giusto e quindi è a casa che se la giocano. E quindi i genitori devono seguire nel carrello la piramide alimentare toscana. Nel frigo le proporzioni devono essere quelle della piramide. Quindi ai bambini tanta frutta e verdura, ma tanta, minestre, minestroni, ogni tanto anche una bella pasta asciutta, possibilmente non condita eccessivamente, la frutta secca, legumi,
dice va bene, i fagioli, diamogli i piselli, insomma, no? Che sono bambini, un po' più dolci. I genitori sanno si chiamano trovare... le caramelline della Groenlandia, inventategli qualcosa. Sanno come trovare il gusto dei figli, ecco, se quindi, vogliono. Quindi, mamme, trovatelo. Io vado a caso, Franco, ne prendo due, guarda. Cucina toscana, ricette e salute... Piana Fiorentina, qui siamo, la Valdera, guardate, c'è tutto. Questi due raccontaci. Allora, lì abbiamo la... Qui abbiamo, vabbè, la Piana Fiorentina, Chianti, Mugello, Alto Mugello, quindi tutte le filiere che ben conosciamo, insomma, anche di queste zone qui. Chiaramente si parla di Mugello, si deve parlare del marrone di Mugello, si deve parlare della filiera del grano. Insomma, c'è tutta una serie di prodotti, tra l'altro noi... abbiamo appunto i ravioli, come diceva lui, con le patate, no? Chiaramente c'è il ravioli con le patate, ma quello che caratterizza questo libro, chiaramente si parla delle ricette, come vi dicevo, prese dal librone, poi però quello che si cerca di fare, che era un po' anche il nostro obiettivo, è di far conoscere i territori anche da un punto di vista delle produzioni, ma anche delle caratteristiche culturali e paesaggistiche di questi territori, proprio per invitare i nostri soci, stimolarli anche andare a conoscere direttamente questi territori, perché crediamo che noi abbiamo, cioè ormai diciamo il cibo si deve collegare anche alla natura, alla tradizione, alla cultura di un certo tipo di territorio, quindi ecco, non dimenticarsi mai che non è a caso se certe ricette nascono in certi territori, o per le vocazioni diciamo produttive o per i tipi di lavoro che venivano fatti, cioè, pensiamo a tutta la roba che è nata intorno alle fornaci dell'Impruneta, no? Quindi diciamo c'è questi collegamenti anche storici e culturali e crediamo sia molto importante portare avanti. Bene, adesso ci vediamo la seconda curiosità. Lo sapete che la nostra piramide alimentare si rifà ovviamente alla dieta tradizionale delle popolazioni mediterranee antiche, considerata un toccasana per la salute, tanto da essere diventata un patrimonio dell'UNESCO nel 2010, in quanto questo modello alimentare è ritenuto l'artefice della longevità di varie popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Per questo motivo vari paesi hanno copiato questa rappresentazione, costruendo un loro modello di alimentazione sana ed equilibrata, adattandola alle tradizioni locali. Beh, questo è vero, però parlavamo prima della PAT, piramide alimentare toscana, che non è una dieta, però gli americani è un popolo che deve stare a dieta, ma stare a dieta alla grande. Quanti americani sono a dieta? Vediamo questo servizio. Sono 96 milioni gli abitanti degli Stati Uniti a dieta. Un'indagine della Gallup mette in evidenza questo aspetto della società americana, specificando come si spendano 61 miliardi l'anno in prodotti dimagranti, pasti sostitutivi, pillole che promettono miracoli. Una popolazione con un alto tasso di obesità, a rischio di malattie cardiovascolari e diabete, che potrebbero essere contrastate da un'alimentazione salutista. Nonostante la globalizzazione tenda ad uniformare le abitudini alimentari, resta ancora una grande differenza tra quelle europee e le statunitensi, dove, a cominciare dalle porzioni, non esiste il concetto di piccolo a tavola e la quantità di cibo servito a pasto, spesso preconfezionato, è davvero esagerata. Anche le bibite frizzanti e zuccherine consumate ad ogni ora del giorno, persino a colazione, sono di larghissimo uso anche presso i giovani e l'alcol ha una grande incidenza. Negli stati a stelle strisce ogni momento è buono per mangiare dolci e molto frequentate dalle famiglie con una media di una volta alla settimana sono le catene dei fast food che tra l'altro permettono anche di mangiare in fretta al contrario delle consuetudini europee, in particolare latine, dove il pasto è un momento conviviale e socializzante.
Oltre a tutto ciò va ricordato il basso costo dei cibi confezionati e degli snack acquistabili ad ogni angolo di strada e in ogni scuola, a confronto della frutta e verdura che hanno costi molto più elevati. Le food corporation influenzano molto la politica senza pensare alle conseguenze sulla salute della popolazione. Una policy che colpisce soprattutto i più poveri, i meno istruiti e informati. Ecco, noi copiamo spesso dall'America, quello che va di moda in America poi magari di noi, da noi va di moda dopo qualche anno. Non faremo mica questa fine, Francesco? C'è stato un momento e abbiamo avuto timore di fare questa fine perché il picco dell'obesità, la percentuale di obesi stava salendo. Non abbiamo raggiunto mai i livelli, come tutti gli europei peraltro, i livelli americani. Il sud d'Italia e il sud d'Europa è in generale la popolazione più svantaggiata e comunque quella meno istruita, è più a rischio di obesità, mentre dal Roma in su, diciamo, c'è proprio un limite, non c'è stata quell'epidemia di obesità che si temeva. I nostri bambini in Europa, quelli italiani, sono i paffutelli, sono quelli un po' più sovrappeso, ma poi da adulti, stranamente, gli italiani sono tra i più magri invece di Europa. Quindi è come se passando dal bambino all'adolescenza e all'adulto ci comportassimo meglio. Probabilmente l'attività fisica che si va a inserire e che ti permette di ridurre il rischio dell'obesità è il fatto che in Europa c'è una certa moderazione nei comportamenti rispetto agli americani, che hanno un problema dei limiti, tendono a perdere i limiti. Ecco, meno male, cioè, queste sono notizie raffiguranti. I georgofili, oltre a collaborare con la regione toscana, eccetera, con chi si interfacciano? Beh, noi da alcuni anni abbiamo instaurato alcuni rapporti proprio di collaborazione attraverso protocolli d'intesa. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che uno dei primi protocolli è stato proprio quelli con l'Accademia della Cucina. Ovviamente quando si parla di cibo, di alimentazione. Abbiamo, come è stato accennato anche insieme a Francesco, un protocollo con l'Agenzia Regionale di Sanità, con la stessa Unicoop Firenze, con cui ci accingiamo a partire con la fase 2 di un nuovo progetto che partirà appunto a febbraio. Questa volta è l'Accademia che va sul territorio e non le persone che vengono all'Accademia. Partiremo dal Mugello, fra l'altro sarà il primo appuntamento di una serie. E poi abbiamo collaborazioni con Federalimentare, abbiamo collaborazioni con l'Ordine dei Tecnici, dei Tecnologi Alimentari. Fra l'altro mi fa piacere proprio ricordare che l'attuale presidente dell'Accademia, il professor Vincenzini, che appartiene a quest'area di competenza, ha creato proprio a dicembre uno specifico gruppo. All'interno dell'Accademia ci sono dei comitati di specializzazione su varie aree, fra cui uno sulle tecnologie alimentari, e quindi ci accingiamo appunto a fornire servizi e aprire l'Accademia sempre di più alla società. Bene. Allora, attenzione, perché ora io farò una serie di domande a raffica a Francesco Cipriani, perché è responsabile della PAT, eccetera, ora deve rispondere. Iniziamo ora, poi ci fermiamo un attimo, ma ve le dico perché sono interessantissime. Allora, i metodi di cottura. I metodi di cottura, quali sono quelli migliori, quelli peggiori, come dobbiamo fare? Il frigorifero. Che c'entra il frigorifero? Scopriremo che c'entra. Le cucine areate. Poi parleremo di salumi, di sale, di zucchero, di alcol. Dieta e disabilità, patate, tempi di consumo degli alimenti e poi anche qualche altra cosa. Quindi abbiamo tutto questo da chiedere a Francesco. Andiamo e partiamo subito dalle frigoriferi, perché è importante il frigorifero il rapporto con la PAT, piramide alimentare toscana, che c'entra? Il frigorifero è stata una delle invenzioni che ha ridotto di più la mortalità legata all'alimentazione, perché ha consentito di portare frutta e verdura fresca dal sud, che avevano i prodotti migliori, arance, agrumi e frutta e la verdura che arrivava dal sud, e mantenerla e non perdere i prodotti buoni che ci sono nella frutta e nella verdura.
Questo è il primo elemento. Il secondo è l'igiene, cioè la carica batterica ha ridotto il frigorifero enormemente le tosse infezioni alimentari, che all'inizio del tempo era una delle principali cause della mortalità infantile, adesso scomparsa praticamente. Quindi grande rivoluzione alimentare, ci ha allungato la vita, chi l'avrebbe detto, il frigorifero. Io mi permetto, siccome noi su questa emittente per tanti anni abbiamo fatto un programma che si chiamava Casalinghi e contenti, che era la risposta alle casalinghe disperate, e facendo questa rubrica abbiamo fatto diverse puntate sul frigorifero, perché va tenuto pulito il frigorifero. Il frigorifero è uno dei posti più sporchi della casa, quindi levate tutto, levate la spina, tenere separata la carne dalla verdura. E pulitelo bene, perché è una fonte di germi non indifferente. Nel pulirlo poi si risparmia anche sugli sprechi, perché se si pulisce in maniera frequente, una volta alla settimana, si vede anche gli yogurt che stanno per scadere, si vede un sacco di cose. Quindi il frigorifero non è un buco nero dove si butta la roba e si chiude. No, apritelo, guardatelo, pulitelo, perché è importante. È importante anche perché ci ha allungato la vita, come diceva il nostro Francesco. Cucina areate. Perché cucina areate? Perché quando si cucina si formano polveri sottili, che è bene che vadano via dalle cappe aspiranti. Nelle cucine c'è più nelle cucine in casa, indoor, c'è spesso più inquinamento e sostanze cancerogene che non fuori, quelle messe dagli inceneritori, per capirsi, o dal traffico, perché bisogna areare e far uscire queste polveri che si formano. Ecco, quindi si cucina, e poi aprire spesso le porte delle finestre della cucina, areare bene, perché ci deve essere vita. Vedete, questa che... Ora, stai fermo che loro con le telecamere dall'alto, vedi, non lo toccare che l'inquadrano. Questa è la guancia... È guancia brasata. Una leccornia, un piatto importante, perché è un piatto fatto con il quinto quarto, quindi si risparmia molto, si gode tanto. Come si fa la guancia? E poi tutte le domande a cui deve rispondere Francesco. Ci sono ancora i libri della COP, il librone, i georgofili, l'Accademia della Cucina. Restate con noi. Ci qua a Risorse, l'argomento di stasera è la PAT, la piramide alimentare toscana. Ne abbiamo parlato e abbiamo tante cose, sono in debito con voi di tante domande, ma pagherò il mio debito. Intanto la guancia brasata. La guancia brasata ci vuole 3 ore a farla, quindi ve la raccontiamo. Sì. Allora, intanto bisogna trovare la guancia, non è mica tanto facile. No, ma si riesce. Alla COP c'è la guancia, no? Hai voglia di guancia alla COP? Sì, sì, ce l'hanno anche alla COP. Ecco, allora si prende la guancia, si spende poco, perché la guancia costa poco. Allora, la guancia, e come si lavora? È un alimento, dato che lavora molto nell'animale, è un muscolo e lavora molto, direi. È ricco di collagene, quindi non ha bisogno di olio. Questa è cotta praticamente senza olio. È solo messa in una casseruola coperta di vino, con un po' di cipolla, delle foglie di alloro, dei grani di o di pepe o di come si chiama, non mi viene, quello di che si adopera per il cinghiale. Che ci metti? Noce moscata? No, 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 sono ginepro. Ginepro. Bravo Ruggero. Non avete vinto niente, però siete stati bravi. Lì al banchino, tatta, vedi, due scolari, georgofili e Accademia della Cucina, l'abbiamo messi stato la mano, bravo. E qualche foglia di alloro, coperto, un po' di sale, una macinata di pepe, e si fa cuocere a fuoco lento per circa 3 ore e mezzo, 4 ore. E questo è il risultato finale. Alla fine si frulla la salsa e si tira la salsa, essendo ricca di collagene. È una salsa impiattiamo, molto impiattiamo l'ho con delle verdure che ho prima scottato. Questo in cima, Francesca, la piramide in cimissima, però ogni tanto si può mangiare, perché non stiamo parlando di dieta, stiamo parlando di sano, giusto e corretto regime alimentare. Se poi ci mettiamo anche una passeggiatina, meglio, no Francesco? A giorni. Una passeggiatina di una mezz'oretta, 40 minuti. Delle verdurine scottate, poi tagliate, passate con del miele di acacia. Miele di acacia ti fa sentire qui. Qui si va oltre la piramide, si va in cielo qui. E poi messe a gratinare in forno. Che meraviglia.
Eccoci qua. Qui chiaramente ci si beve dei bicchieri d'acqua, eh? Su un piattino così che ci si beve, eh? Ma quello che io non capisco è che alla fine di un piatto del genere, io non so come fanno, se vengono da te lì a Greve e verranno, magari mangiano questo e poi il tedesco ti ci beve il cappuccino. Sì, io questo non è una cosa, no, che non so come ci sono tanti fa che lo accompagnano con il cappuccino. Ecco, il brasato col cappuccino, lasciamo perdere. Guardiamoci questa curiosità. E questa è esiste educazione. O non esiste, questo è il dilemma, la piramide alimentare vegetariana? Vediamo. Lo sapete che esiste anche la piramide vegetariana, che si basa su 5 gruppi alimentari: cereali integrali, legumi, frutta secca e cibi che contengono molte proteine, verdura, frutta e grassi. In realtà ci sarebbe anche un gruppo trasversale che attraversa i primi 4 e che rappresenta i cibi ricchi di calcio. Ah beh. Quadernini, visto quadernini. Che siete a scuola qui. Allora, il quadernino ci propone adesso. Terzo quaderno è stato uno dei più divertenti: antipasti, sfiziosità, dolci e torte. Qui credo che non c'è niente che vada sotto il quinto livello, ma forse anche sotto il sesto, e probabilmente c'è anche un settimo livello. Anche sì, se si sballa. Anche se bisogna dire, te la conosci sicuramente, che la torta d'erbi Cubecchi di Lucca probabilmente abbassa un po' la media. Lo so, perché però ci beve un bel bicchiere di vino rosso. Ma la media va poi ritirata su, per forza. Insomma, la torta, quella lì salata, che poi fanno anche nella zona di Camaiore, un po' nell'entroterra, sì, perché mi spiegava un mio amico, c'era un discorso la scarpaccia dei Ligori di Camaiore, Apuani, per cui a Camaiore, nella fascia qui, la scarpaccia è salata perché deriva da quelle torte, a Viareggio è dolce. Ma ora entriamo in un tritello, metodi, perché l'Accademia della Cucina incomincia a parlare di cucina, ci si fa stanotte. Ma io una cosa bisogna te lo faccia vedere, e vorrei anche che lo inquadrassero, perché uno dei piaceri maggiori è il panciarumme. È una sfiziosità incredibile. Fermo. Qui, ecco, se stai fermo. Io mi fermo. Panciarumme. Ci sono le istruzioni di come si fa il panciarumme. È alla livornese. È alla livornese. Il panciarumme, perché è proprio scritto rumme, allora, che non è solo una bevuta, è una filosofia di vita. Forse l'avrai sentito. Ne approfitto per ricordare Giorgio Marchetti, che era un grande autore, se li trovate sempre i suoi libri sui lemmi passati, veramente una persona eccezionale, che aveva scritto un piccolo raccontino su una di Livorno che la chiamavano la Diaccia Ponci, e lì poi bisognerebbe leggerlo perché era molto carino, la Diaccia Ponci, lei riusciva a ghiacciare anche il ponci. Anche i ponci. Allora, veniamo a noi, metodi di cottura. Vapore, soliti, eccetera, eccetera. Cioè, dove non si brucia è meglio, quindi il vapore tiene le sostanze migliori, perché con l'acqua, se si bollono le verdure, si porta via le sostanze dalla verdura, a meno che non si consumi l'acqua di cottura. Per esempio il minestrone va bene, perché anche se porta via delle sostanze, poi uno le mette. Forno a microonde, sì o no? Sì, va benissimo. Si può usare. Anzi, sì, ottimo. Fritto, arrosto, surgelati e congelati. Surgelati e congelati, ottimo, quasi quanto il fresco. Soprattutto, di alcune cose è meglio addirittura il fresco. Per esempio il polpo, la seppia. Sono pescati e congelati. Poi non hanno sangue dentro, tutti gli scampi, tutti questi, i crostacei vanno benissimo. Ottimamente, ma anche la verdura, anche le carni surgelate e congelate vanno bene, non perdono molto le loro sostanze, invece il fritto no, perché si crea delle sostanze, la frittura però è molto buono. Se dobbiamo sballare questa piramide, facciamoci un bel frittino, padella di ferro, olio, io faccio olio di arachidi sul pesce e olio d'oliva sulla carne, olio extravergine. Te che dici? Cioè, esatto. Io dico che lui dice è d'accordo, te? Sì, assolutamente, l'olio d'oliva dà un sapore più intenso. Se friggo dell'agnello, ci vuole l'olio extravergine d'oliva. Ma quello che è importante è anche il metodo di frittura, quindi la giusta temperatura dell'olio, la quantità di tempo che sta dentro. La pastella, non un pastella, la farina, l'uovo. Potremmo fare,
non ti far sentire da lui, una puntata di risorse sul fritto, grande risorsa. Guarda, ti dirò che il tema accademico di questo anno 2020 dell'Accademia Italiana della Cucina è il fritto. No, allora, torniamo a noi. Sale e zucchero? Il meno possibile. Il meno possibile. Il sale si dice anche i grammi, 5 al giorno, ma poi c'è già il sale dentro gli alimenti. Quindi alcol, abbiamo detto. Abbiamo con già moderazione, detto. Vino rosso. Bicchiere a tavola. Un bicchiere a pasto, le donne meno. Ma perché le donne meno? Perché hanno più debolezza nel sistema di difesa dall'alcol. Lo digeriscono. No, non è una questione di digestione, proprio di enzimi che disattivano quelle sostanze che dall'alcol fanno prodotto. Io c'avevo una zia grossa, no? È una zia importante, è campata fino a 88 anni, ma a lei non gli bastava un fiasco, eh? Voleva il fiasco lì e non ce n'era per nessuno, però sono questa cose però estreme. È l'argomentazione degli epidemiologi, però, che contestano, perché sì, tu conosci la zia, ma non conosci le zie decedute. Senti, che fa causa dieta e disabilità, importante. Sì, è la dieta, quella corretta, l'alimentazione o la piramide alimentare allunga la vita, ma soprattutto gli anni che si guadagnano sono senza disabilità, cioè in buona salute fino da molto anziani. Tempi di consumo degli alimenti, cioè io finisco la trasmissione e vado a fare una bella pizza, sbagliato, poi ecco, vado a letto. No, sui tempi di consumo stanno iniziando molti studi, ma non abbiamo le idee chiare. Ci sono delle indicazioni di buonsenso fisiologiche, per cui è meglio non appesantire il mangiare la sera prima di andare a letto, però non è che abbiamo grande evidenza che chi ha un consumo molto spesso e poco rispetto ai 5 pasti che si raccomandano abbia un rischio diverso da questo. Ancora non abbiamo le idee chiare su come e quali sono i tempi migliori. Dal punto di vista fisiologico e del buonsenso, dividerlo in 5 pasti sembra la migliore. C'era il famoso colazione da re. Sì, esattamente. E com'era quello lì? Colazione da re, pranzo. Mangiare di più e poi via via meno. La cena proprio. Questa è di buon senso, però dagli studi poi sulle grandi non abbiamo cose scientifiche. Non è che viene... Curiosità. Vediamo, doppia piramide. Lo sapete che, considerata l'importanza che oggi ricopre la disponibilità e la divisione equa delle risorse naturali, è doveroso menzionare l'esistenza della doppia piramide alimentare ambientale, costruita sulla base della stima degli impatti ambientali associati ad ogni singolo alimento. Attraverso questo modello si nota come gli alimenti al vertice della piramide alimentare siano spesso anche quelli più energivori e anti-ecologici. Preferendo alimenti più sostenibili, facciamo del bene non solo a noi stessi, ma anche al nostro pianeta. Ecco, importante questo legame col territorio, ci sta molto attento l'Accademia dei Georgofili. Io credo che abbiamo fatto un viaggio incredibile. Siamo partiti da questo discorso della piramide alimentare, che non è una dieta, ma è un stile di vita, una risorsa per la nostra salute. Abbiamo attraversato e ci hanno aiutato i Georgofili, l'Accademia della Cucina, abbiamo mostrato la praticità e la concretezza della COP, che con questi fascicoli ha avvicinato la piramide alimentare ai consumatori, gli ha dato salute e gli ha dato anche prodotti legati al territorio. Quindi voi avete fatto proprio la sintesi di tutti questi discorsi. Volevi dire? Sì, io volevo ricordare, perché il rapporto al territorio, se non c'era una collaborazione stretta con ANCI Toscana, questo non sarebbe stato possibile. Quindi fa parte anche ANCI, abbiamo un protocollo anche con loro che ci ha favorito questo rapporto in questa fase, soprattutto la fase 2, col territorio della Toscana. Ruggero, volevi dire una cosa? Te lo leggo negli occhi. No, io volevo dire che tutte queste cose sono estremamente interessanti dal punto di vista dell'Accademia Italiana della Cucina. Noi vogliamo mantenere le tradizioni e quindi non guardiamo tanto la piramide alimentare, ma oggi bisogna cominciare veramente a guardarla. E quindi anche la nostra cucina futura io penso che cambierà abbastanza. Però
quanti miracoli ha fatto la piramide alimentare toscana. Abbiamo ottenuto un risultato, io credo, visto che questi fascicoli, questi libri sono davvero eccezionali, costano 1,50 euro, domani tutti li vogliono, li ristampate. Stampiamo. Facciamo sì. Una presentazione in grande stile. Certamente. Li ristampiamo. La piramide continua, continua l'evoluzione, continua a capire dove mettere le cose. Le sardine stanno a un certo punto, se le friggi vanno a un altro punto, la pasta va bene. Dice, ah, c'è scritto la pasta, però bisogna vedere come la condisco. E poi questa non è una dieta, è uno stile di vita. Verdura, verdura, verdura e frutta, poi pane e pasta, poi i legumi, poi la carne bianca, poi il formaggio con le uova e in cima ogni tanto, che è giusto che sia così, una bella bistecca e qualche dolce. Io ho questo librone che veramente consiglio a tutti, è una cosa eccezionale. Per esempio, vedete, spezzatino alla toscana, muscolo di vitellone, vi dice la materia prima, vi dice come farlo e poi vi dà tutte le note della piramide, vi dice che è in cima alla piramide, che va bene mangiarlo, ma e vi dà tutti gli aspetti nutrizionali e nutraceutici. Noi ci salutiamo, Risorse tornerà qui su RTV38 la prossima settimana e parleremo di un argomento importantissimo, vale a dire di antibiotici. Gli antibiotici sono una grande risorsa, hanno cambiato il mondo, ma attenzione a come usarli questi antibiotici. Vi diremo tutto la prossima settimana. Un grazie di cuore ai miei ospiti, alla prossima, ciao!